Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Ferranda Gigliotti che oggi tiene una conferenza stampa proprio per annunciare quello che è stata insomma, la sua esperienza politica come sindaco di Nocera Terinese, malgrado diciamo, le vicissitudini degli ultimi giorni. Ferranda è un sindaco che si è battuta per i diritti di tutti i cittadini di Nocera, ha svolto delle battaglie davvero fondamentali come quella per esempio sui rifiuti per cercare di valorizzare il territorio ed è riuscita secondo me a incardinare quello che è la bontà del buono che ancora c'è in Calabria, malgrado qualcuno forse non l'ha apprezzato. Beh, non solo non l'ha apprezzato, ma credo che abbia fatto di tutto per fermare questo processo di cambiamento. Diciamo che l'ora legale in Calabria, come il film altrove, non è ancora arrivata, e là dove è arrivata viene contestata, contrastata, fermata. Io penso di avere in pochi mesi realizzato tantissime cose, soprattutto cercato di introdurre una cultura di difesa del territorio che prima non albergava da queste parti. E forse è stato proprio questo a creare il maggior numero di difficoltà alla mia attività amministrativa, perché Nocera è un territorio molto bello, molto ricco, molto ambito e spesso le ambizioni non coincidono esattamente con la legalità. Qual è la speranza che si possa inaugurare diciamo, i cittadini di Nocera per il futuro e soprattutto le persone che comunque su di te continuano a fare affidamento, perché tu da sempre ti batti nel sociale, io lo posso garantire almeno per quel che riguarda i diritti civili, e comunque il politico è non classico politico, tu sei una persona che si rivolge proprio alla socialità dal basso, pensiamo anche ai diritti degli animali. Guardi, io ho cercato di trasferire nell'amministrazione comunale quelli che erano i miei sentimenti di cittadina e quindi i miei desideri di cittadina, avere un paese pulito, un mare pulito, non vedere cani abbandonati per strada, non vedere persone in difficoltà in solitudine, non vedere sprechi nella pubblica amministrazione, non vedere gente che ruba lo stipendio e non lavora. Questi sono i concetti a cui mi sono ispirata, ho gestito il comune come se fosse davvero casa mia, ma non come se fosse la mia proprietà privata, come purtroppo spesso si fa, cioè usandola e abusandola come se fosse propria e non dei cittadini, ma come se fosse effettivamente una ricchezza da preservare, qual è, e da difendere da tutto e da tutti. Purtroppo diciamo che in 19 mesi sono state fatte cose mai viste e a volte sono stata tacciata di essere strampalata, per esempio mi hanno lavorato così tanto ai fianchi che anche l'unione civile che ho celebrato è diventato motivo di scandalo, come se stessi violando una norma di legge o di... ma insomma l'ora legale qui è di casa, ecco. Io vorrei invece dire un'ultima cosa per concludere, perché poi ti lascio non tanto al pubblico quanto alle persone che sono venute qui numerose per sostenerti. Io voglio dire questo, che comunque penso che il segno lo hai lasciato, penso che le persone sanno quello che hai fatto ed evidentemente se non lo hanno apprezzato alcuni è perché forse sono abituati a lamentarsi, sono abituati a piangersi addosso e invece tu hai dimostrato il contrario, che non... ci sono persone, sono magari poche, che non si piangono addosso, che si rimboccano le maniche come hai fatto tu e come ha fatto diciamo, le persone che ti hanno seguito in questa avventura e che probabilmente chissà un domani, secondo me c'è speranza. Ma diciamo che il segno l'abbiamo lasciato, c'è un gruppo di giovani che mi ha molto appoggiato in questa breve esperienza amministrativa, so che buona parte del paese ha apprezzato le cose che sono state fatte e quasi come se averle fatte significava essersi messi al pari con gli altri paesi, da che ci si vergognava di essere noceresi, adesso si era quasi fieri di essere, dire che eravamo di Nocera e credo che insomma la strada... Il paese ha avuto la rappresentazione plastica che qualcosa può cambiare, che qualcosa di diverso si possa fare, poi la parola andrà di nuovo agli elettori decideranno.